L'importanza dei soldi. Ciao, sono Marco e benvenuto nel mio canale. Oggi ti parlerò di questo argomento perché ho avuto una riflessione qualche giorno fa. Praticamente mi trovavo a lavoro e stavo praticamente lavorando. E a un certo punto mio collega se ne è venuto fuori con un'affermazione dicendo: si stava parlando di personaggi famosi, comunque personaggi facoltosi, e lui se ne è uscito dicendo: se avessi miliardi, starei meglio. Il che lì mi è venuto un'illuminazione e gli ho detto: domanda, ma te li godi i soldi che guadagni ora? Perché se non riesci a goderti i soldi che guadagni ora e a dargli il giusto significato, immaginati te come potresti goderti un miliardo, insomma, tanti soldi ti potrebbero arrivare. Il concetto è questo, è molto fine. Normalmente purtroppo le persone sono abituate al consumismo, quindi a volere, sempre di più, e mai a contentarsi, cioè perlomeno mai a godersi quello che hanno. E qui mi sono detto: siccome dal mio punto di vista i soldi sono energia e quindi l'energia va e viene, normalmente va verso le persone che la utilizzano bene. Faccio un esempio: se te sei più propenso, te che mi stai guardando, sei più propenso a stare con persone che ti trattano bene o a stare con persone che ti trattano male? Io penso la prima. Il denaro per me è uguale, dal mio punto di vista, ovviamente. Quindi, essendo energia, va dalle persone in cui lo utilizzano meglio. Se magari lo sperperi, se magari lo utilizzi per comprare roba inutile, se magari la maggior parte del tuo patrimonio è dentro l'armadio, fra vestiti, borse, scarpe, sciarpe, giacchetti, via dicendo, orologi, cravatte, oppure compri magari una macchina da 50.000 euro e la utilizzi 2 volte a settimana perché sennò consuma troppo, invece magari comprate una più piccolina, se magari fai finanziamenti per ogni tipo di cosa e via dicendo. A quel punto, secondo il mio punto di vista, il denaro non è tanto propenso a venire da te perché lo sperperi, non lo utilizzi in modo efficace per te. Dal mio punto di vista, il denaro andrebbe utilizzato per stare bene, per essere sereno, per essere comodo. Quello sì, un buon letto, io ci spenderei un po' di soldi, magari un bel materasso memory. Una buona sedia, quello sì, perché ci devo stare comodo. Una sedia da gaming, per stare al PC. Un PC che sia potente, ci spenderei più soldi, ma perché ci devo lavorare, deve essere comodo, utile, e via dicendo. Quindi, tornando alla prima affermazione, quando il mio collega mi ha detto: se avessi tanti soldi sarei più felice, è brutto perché dà l'associazione la felicità ai soldi. Sì, i soldi sono importantissimi perché siamo nati in questo mondo e i soldi sono la base della nostra vita, che ci voglia, che ci piaccia o no, sono energia. Quindi, i soldi sono, diciamo, una tua firma. Su come lo utilizzi. I soldi sono pezzi di carta che non hanno un'anima, ma te, investendoli, utilizzandoli, gli dai uno scopo. E quindi per me, dal punto di vista, diventano energia, diventano qualcosa che ti può aiutare a stare bene, a stare sereno. Normalmente chi ha tanti soldi la notte dorme tranquillo. Perché? Perché non ha preoccupazioni monetarie. Magari ce l'avrà a salutare e roba il resto, ma discorso monetario non ha preoccupazioni. La maggior parte di noi, specialmente in questo periodo, va a letto non tanto bene perché si pensa: ah, cacchio, c'ho a pagare il mutuo, ah, cacchio, c'ho a pagare la macchina, o cacchio, al lavoro guadagno di meno, e via dicendo. Quindi utilizziamo i soldi in maniera più intelligente, più che altro per noi, per crescere noi, per acquisire sempre più informazioni, per cercare di studiare di più, trovare nuove fonti di reddito. Cacchio, tutti, la maggior parte, anch'io, fino a qualche tempo fa, pensavo che l'unica fonte di reddito fosse il lavoro, invece no.
Io sto guadagnando anche con le criptovalute, sto investendo in criptovalute. Se poi magari ti dovesse, ti dovesse piacere e sei curioso, scrivimi nei commenti, che magari ti faccio capire, faccio sapere qualche metodo per guadagnare con le criptovalute. Io non ci guadagno un soldo, tanto a me non mi costa niente, però devi volerlo. E ormai le cripto sono alla base del mondo di oggi. Fra un pochino arriveranno a tutti quanti, arriveranno. Quello, ci sono determinati siti dove puoi investire e mettere i tuoi soldi, ti danno il 6,5% l'anno. Quello che la banca non ti darà mai, e tante, tante, tante altre opportunità, solo che noi non le conosciamo e pensiamo che l'unica fonte di reddito sia il lavoro. E invece no. Sì, è anche il lavoro, però ci sono tante altre fonti di reddito ed è sempre meglio avere più fonti di reddito per stare tranquilli. Ora mi sto dilungando sul discorso del denaro, ma il principio è questo, capito? Il principio è come spendi barra investi il tuo denaro, perché spendi quando compri una cosa inutile, dal mio punto di vista. Se c'è già un cellulare che funziona, perché vuoi comprare un cellulare da 1000 euro? Che senso ha? Sono soldi buttati via, quei 1000 euro magari li potresti investire in cripto o in altri sistemi e guadagnati il doppio, il triplo in lungo termine, ovviamente. Però sono sempre soldi investiti. In quel modo fai lavorare i soldi, li fai produrre per te. E quindi non sei te che lavori per i soldi, ma i soldi che lavorano per te. Non sei più schiavo del denaro. E mano a mano ti fa delle rendite. E potresti anche magari permetterti di lavorare di meno, goderti più la vita, goderti più la tua famiglia, goderti più questo mondo meraviglioso, anche se diciamo, in un tempo un po' strano, però anche nei tempi strani succedono sempre grandi occasioni. Bisogna aprire un po' gli occhi. Tutto è nato da una frase detta dal mio collega. Queste cose già le pensavo, però te le voglio dire a te, magari per farti aprire gli occhi, per farti stimolare un pochino di più. Quindi cerca sempre cose alternative. Il denaro è importante, è energia. E noi siamo l'artefice di quell'energia. È un amplificatore. Se il denaro lo dai in mano a una persona cattiva, farà cose cattive. È un amplificatore di se stesso. Se il denaro lo dai a una persona buona, farà opere di beneficenza, farà cose buone. Pensa a te, se tu diventassi ricco, la prima cosa che penseresti, sicuramente, nella media, non dico nel tuo caso, ma nella media, le persone se diventassero ricche, la prima cosa che pensano è casa, villa, sul mare, Ferrari e viaggi. Viaggi ci posso anche stare, perché comunque il viaggio è sempre una ricerca di se stessi, è un discorso culturale, va bene. Ma la villone, la Ferrari, cosa ci fai? Sì, li puoi comprare, ma c'è altre priorità, capito? Io la prima cosa che farei è aiutare le persone che sono intorno a me, gli amici stretti, gli amici intimi, la mia famiglia, il mio fratello, la mia ragazza, tutti. Aiuterei loro se avessi tanti soldi, poi li investirei, creerei rendite automatiche, così non farei niente la mattina e la sera, starei 3-4 ore al PC giusto per assestare le mie rendite automatiche e poi mi goderei la vita tranquillamente, senza Ferrari, non me ne frega niente. Less is more, cioè meno è più, cioè meno sei consumista, più soldi metti da parte e più li puoi investire, è tutto collegato. Ok? Secondo la mia esperienza, il denaro, e concludo, è importante. Purtroppo, sì, purtroppo, perché siamo nati in questo mondo dove tutto è basato sul denaro e quindi ti devi lavorare su te stesso, prima per cambiare la tua mentalità finanziaria, perché se appena 100 euro le butti le sperperi per, non lo so, per le sigarette che ti fanno anche male o tante altre cose, a quel punto, cioè, è inutile. Non ha senso. Se invece tutti i soldi, magari in questo caso, mi è venuto in mente le sigarette. Se in questo caso, tutte le volte che compri un pacchetto di sigarette, quei 5 euro, 4 euro, tu li mettessi da parte a fine mese, ce ne avessi tanti e potessi investirli e magari te ne hanno il doppio e triplo. La mancanza di conoscenza ci fa pensare che il lavoro è l'unica fonte di reddito, ma non è vero. Tutto il mondo, i più grandi utilizzano altre fonti di reddito. Solo noi che non conosciamo, purtroppo utilizziamo solo il lavoro come fonte di reddito. Quindi il denaro è importante, ma l'importante è come lo usi, come lo investi. Investi su te stesso, investi sulla tua vita e le cose sicuramente miglioreranno.
Se ti interessa il discorso di come guadagnare con le criptovalute quasi in automatico, scrivimi qui sotto nei commenti e farò un video apposta. Se ti interessa sapere altre fonti di reddito, scriviti qui sotto nei commenti e te lo dirò. Io ti ringrazio per aver visto questo video, il tempo sta un po' ballerino, quindi la luce va e viene. Ti ringrazio per il tuo tempo, ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella qua sotto, a scrivere nei commenti ovviamente. Ti invito sempre a iscriverti al canale Telegram, sempre qua sotto, dove cominciamo a crescere come persone e condivido informazioni importanti sulla crescita personale e proprio là farò anche live Zoom fra di noi e condividerò quello che io faccio anche per guadagnare in pilota automatico, così perlomeno piano piano cominciamo tutte a star bene e ti ringrazio ancora per la tua visualizzazione. Ci vediamo alla prossima volta. Mi auguro che questo messaggio sia passato. Scrivimi nei commenti se cosa ne pensi, più che altro come è la tua situazione, che mi interessa, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao, grazie. Grazie, grazie e grazie ancora per aver visualizzato questo video e per il tuo tempo. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare nella campanella qua sotto e a scrivere nei commenti. Cosa pensi di questo video? Se l'hai trovato interessante, se ti ha fatto venire dei dubbi. Perché? Perché io voglio farti venire i dubbi. Perché i dubbi portano alla curiosità e la curiosità porta alla conoscenza. Questo te lo dico perché per mia esperienza personale, l'ho vissuto circa 2 anni fa, quando mi sentivo un po' perso, un po' dato da questo periodo un po' strano, e non sapevo sinceramente dove andare. E grazie a Business in Box Italia mi ha dato una spinta nella conoscenza, mi ha dato una spinta di cominciare a farmi un lavoro da casa, lavorando online come digital marketer, e anche fortunatamente mi ha fatto scoprire il mondo delle criptovalute e tante 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 altre cose. Se anche te sei interessato, clicca nel link qui sotto sul webinar. Però non è questa la sede per parlarne. La cosa più importante che mi preme tantissimo e che tu piano piano cominci ad aprire gli occhi e a capire che questo mondo è pienissimo di informazioni, è pienissimo di concetti, di strategie, ma soprattutto è pieno, pieno di conoscenza. L'informazione è l'oro, è la moneta di questo mondo che sta completamente evolvendo alla velocità della luce. Quindi entra nel gruppo Telegram, che troverai il link qua sotto. Lì sarai direttamente a contatto con me e con altri ragazzi del canale. Lì posto film che mi hanno aiutato alla crescita, posto informazioni, posto tutto quello che a me è servito per crescere, per migliorare. Le informazioni che per me valgono veramente oro. Sei direttamente a contatto con noi, se vorrai scrivermi, non c'è problema, io ti rispondo appena ho disponibilità. Cerco sempre di aiutare le persone che hanno bisogno e che mi chiedono una mano, senza nessun tipo di problema, senza nessun limite di tempo, tranquillamente, anzi, è una cosa che adoro fare. Quindi iscriviti al canale e trova il link qua sotto. Non rimanere indietro, stai sempre sul pezzo, cerca sempre di aggiornarti. E cerca sempre nuove informazioni ogni giorno, perché questo è la base per l'evoluzione personale, è la base per migliorare la tua vita, è la base per migliorare te stesso, perlomeno secondo la mia esperienza e secondo cosa sto vivendo io. Ti ringrazio ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima e non vedo l'ora. Ciao!